Ci ha provato il Crotone a render dura la vita alla squadra di Serse Cosmi, soprattutto nella prima mezz'ora, gli squali hanno giocato meglio dell'avversario, imponendo il proprio gioco e sfiorando in almeno due circostanze la rete. Circostanze nelle quali è sicuramente mancata un po' di cattiveria. Dopo la rete del vantaggio siciliano, i rossoblù non sono stati in grado di reagire, anche perché di fronte c'era una squadra che veniva da 14 risultati utili consecutivi, non poca roba, e che aveva dalla sua un pubblico molto caloroso. Certo, se c'è qualcosa che non è piaciuto al tecnico croato, è stato il terzo gol subito in due gare da calcio piazzato, quando invece nell'arco di tutto il campionato la sua difesa non ne aveva quasi mai subiti. Nonostante ciò, il primo posto è ancora raggiungibile, battendo la Virtus Entella e sperando in un passo falso del Cagliari a Vercelli, anche se poi, a dire il vero, un'eventuale seconda piazza a noi non farebbe storcere il naso affatto, tutt'altro. Infine, ci preme segnalare la grande accoglienza riservata da tutto il pubblico siciliano a Mister Juric e dei suoi giocatori. Tutto questo sintomo della grande impresa realizzata dai nostri ragazzi. Questa gara era iniziata anche bene per il Crotone, perché soprattutto nella prima mezz'ora avete giocato molto bene, avete rischiato di far gol almeno in due circostanze. Poi è arrivato il gol del Trapani e il Crotone si è un po' sciolto, non c'è stata la reazione, come mai? No, come hai detto tu, no, eravamo partiti bene perché comunque avevamo la sensazione che stavamo giocando bene. Poi abbiamo avuto quelle occasioni per fare gol e non l'abbiamo fatta, vabbè, non c'entra nulla. Bisogna non prenderli i gol come abbiamo sempre fatto. Poi sapevamo che loro sui calci piazzati erano bravi e abbiamo subito gol su un calcio piazzato. Due anzi, non uno, però. La voglia era sempre quella di siamo venuti qua per vincerla, poi purtroppo la reazione, come dici tu, sul 2-0 magari ci ha tagliato un po' le gambe, però la squadra ha sempre giocato a testa alta, non si è mai tirata indietro. Come ti spieghi appunto i gol sul calcio piazzato, visto che l'avevate preparata, insomma, sapevate che il Trapani era forte, forse mancanza di concentrazione? No, io penso che comunque abbiamo fatto una stagione comunque straordinaria, tirate a mille e tutto il resto. Ci può stare anche un po' di mancanza di concentrazione, però noi studiamo fino all'ultimo secondo gli avversari, sapevamo che loro erano bravi sui calci piazzati e peccato che abbiamo preso proprio due gol sui calci piazzati. Francesco, d'accordo che il Cagliari ha vinto, ma andrà a Vercelli in un'ultima gara, però Vercelli che dovrà salvarsi, il Crotone potrebbe vincere con la Virtus Entella e arrivare ancora primo. Volete arrivare primi? Ma quella è la nostra intenzione da sempre, quindi noi giochiamo tutte le partite sempre per vincerle, non siamo mai tirati indietro, quindi noi anche contro l'Entella in casa dobbiamo vincere. Poi gli altri poi ci penseranno loro a fare il risultato. L'ultima battuta, Francesco, so che non è una domanda da fare a te, però Juric è un tuo amico, lo conosci bene. Che impressioni hai? Andrà via, resterà e soprattutto il tuo futuro, cosa farai l'anno prossimo? Io di lui non so nulla, quindi devi chiederlo a lui. Poi di me io sono scadenza di contratto e quindi non so, parlerò magari con la società, non lo so cosa succederà più avanti. Sì, forse nel finale di stagione qualcuno magari ha pensato che una partita del genere fosse più semplice, ma se noi guardiamo il campionato del Crotone, questa è la partita e il valore che ha espresso in questo campionato, questa è la partita più difficile. Quindi partendo dal presupposto che questa comunque sarebbe stata la partita più difficile per noi, perché giochiamo contro la più forte, che ha dimostrato di essere più forte, abbiamo fatto comunque una buona prestazione, perché Crotone anche oggi ha dimostrato tutte le sue qualità. Grande organizzazione, e quindi il merito del Trapani viene avvalorato, duplicato, se vogliamo, triplicato. Poi nel finale le cose sono andate meglio, si è stati un po' più sciolti dal punto di vista psicologico, oppure si sono allargate un po' anche le maglie del Crotone. Ma chiaramente sotto il punto di vista della concentrazione, dell'impegno e della mentalità, insomma, cioè noi ci giocavamo tutto, insomma. È chiaro quando vai sul 2-0, una squadra che ha già vinto il campionato, cioè anche psicologicamente fa più fatica a reagire. Questo credo che sia logico, però noi siamo stati bravi perché anche sul 2-0 il Crotone ha calciato una punizione molto vicina all'area e mancavano circa 20 minuti. Se avesse fatto gol lì ci sarebbe stato qualche problema in più per noi. Io sono sincero, il primo tempo in campo le sensazioni erano quelle di avere davanti una grande squadra, perché se avessero fatto due gol e fosse finito il primo tempo 2-0 per loro non ci sarebbe stato nulla da dire.